a Maquilone. Oggi abbiamo visitato una struttura per recupero di tossicodipendenti, una bella realtà, ma a questo punto potremmo anche dire un'eccellenza regionale. Sì, quello delle strutture per il recupero è veramente un'eccellenza marchigiana. Eccellenza riconosciuta anche a livello nazionale, perché quasi la metà delle attività che si fanno in mobilità attiva, cioè dalle altre regioni, anche da territori avanzati in termini di servizi come l'Emilia Romagna, si sceglie di venire qui. Segno della qualità, della bellezza delle Marche, che anche in questi luoghi, nell'impegno, in quello che si fa, grande capacità di recupero delle persone che si rivolgono a queste strutture, fatto attraverso la produzione di cose che ci raccontano e ci rappresentano, cibo biologico, animali allevati all'aperto, un'attività agricola fatta come si faceva una volta, che trasmette appunto questa idea forte di qualità. I migliori complimenti a tutti quelli che lavorano in questa struttura, perché stanno facendo veramente qualcosa di grande che inorgoglisce la nostra regione. Ma qui si fa anche, si produce, si è costruito una stalla con i fondi del terremoto, ripristinata una stalla con i fondi del terremoto, si utilizzano i fondi del PSR, quindi è anche una realtà che, oltre che alla cura, guarda anche oltre la cura. Ha la capacità, essendo struttura competente, di cogliere le opportunità. Ci sono opportunità dei fondi legate all'area del cratere, ci sono opportunità, chiamiamole ordinarie, come quelle del PSR, che diventano strumento da una parte di attività agricola, dall'altra di un modo per reinserirsi in un percorso normale, diciamo, gli ospiti di questa struttura.